Dicevo, per me è un piacere portare i saluti istituzionali sia della Presidente Donatella Tesei, sia dell'Assemblea Legislativa ed esprimere un plauso personale a quello che è un evento, quello di oggi, organizzato dal nuovo Centro Pari Opportunità, nuovo nella composizione ma sempre presente nella nostra regione per promuovere politiche rivolte alla parità e alle pari opportunità. Ringrazio tutti i relatori e le relatrici presenti oggi perché sicuramente porteranno un contributo, una testimonianza autorevole. Ringrazio te Marco perché hai voluto essere qui con noi come moderatore, ma un ringraziamento particolare lo devo alla neopresidente Caterina Grechi, a tutto il direttivo del Centro Pari Opportunità e all'Assemblea che si è da poco insediata e costituita. Hanno un incarico sfidante di fronte, perché sarà importante il ruolo che il Centro Pari Opportunità dovrà rivestire nello sforzo corale, collettivo e culturale, soprattutto verso un progresso e quello che noi definiamo uno sviluppo sostenibile. Non solo noi definiamo uno sviluppo sostenibile, ma soprattutto l'Agenda 2030 dell'ONU, così definisce quello sviluppo che tende a soddisfare i bisogni della generazione attuale senza dover intaccare quelle che saranno le possibilità delle generazioni future. Ed è proprio l'importanza di questo evento che si inserisce in un panel di appuntamenti più ampio, che è quello del Festival dello Sviluppo Sostenibile, che sicuramente è utile e importante a promuovere quella che è una velocizzazione di questo paese verso la realizzazione degli obiettivi dell'Agenda 2030. Se dobbiamo dare una definizione di sostenibilità, certo non possiamo dire che non è una qualità femminile. Innanzitutto già lo stesso sostantivo è femminile, creato, lo ricordo, da una donna, perché è stata proprio la Presidente della Commissione Ambiente e Sviluppo dell'ONU a creare questo termine, ma sostenibilità soprattutto per noi vuole essere ogni azione, ogni politica che questa regione insieme a tutti deve porre in essere per contrastare e prevenire ogni forma di violenza, di abuso nei confronti delle donne. Sostenibilità è la capacità e la possibilità di garantire alle donne l'accesso all'istruzione, nonché a quello che è un mondo del lavoro inclusivo e accogliente nel vero senso della parola. Sì, l'Italia ha fatto numerosi passi avanti nell'ambito dell'occupazione femminile, aumentando l'incidenza dell'occupazione delle donne, ma ricordiamo che ancora siamo indietro in questo, soprattutto siamo indietro in quella che è la capacità del nostro paese di assicurare alle donne un percorso che le permetta di raggiungere ruoli apicali, ruoli decisionali e anche, perché no, di essere veramente incisive nel mondo della politica. Sostenibilità è anche riconoscere il ruolo della donna all'interno della cellula primaria di ogni comunità e di ogni società, e cioè nella famiglia, perché riconoscere il ruolo della donna all'interno della famiglia, che è il primo ammortizzatore sociale che consente veramente di in qualche modo di combattere quello che è il disagio e la vulnerabilità, anche questo è importante. Quindi credo che questo di oggi sia un primo momento importante per percorrere una strada, che è la strada della sostenibilità per non lasciare nessuno e nessuna indietro. Credo che quando si parla di pari opportunità, di parità, in realtà si parla di diritti che dovrebbero essere insiti nella stessa quotidianità di ciascuno di noi. Sono diritti costituzionali, diritti di cui non si dovrebbe neanche discutere. Eppure esistono ancora una serie, sopravvivono nella nostra società, società del terzo millennio, una serie di stereotipi, di luoghi comuni legati al mondo femminile, che non possiamo sicuramente lasciare lì dove stanno. Dobbiamo tutti insieme
quindi parlo del mondo delle istituzioni, parlo del mondo dell'associazionismo, parlo del mondo accademico che vedo qui anche rappresentato, anche perché no, del mondo imprenditoriale, quindi tutta la società civile insieme alle istituzioni, ai policy maker, dobbiamo fare uno sforzo, come dicevo in premessa, culturale per educare le nuove generazioni verso quella che è la comprensione innanzitutto di cosa sia la sostenibilità, di cosa si intenda per sviluppo sostenibile, e educare noi stessi, perché noi siamo la generazione attuale che deve garantire il futuro ai nostri figli, e il futuro sarà il presente dei nostri figli. Per cui ben venga un percorso condiviso, ricco di riflessioni, di spunti, ma soprattutto ricco di un'azione condivisa che veramente consenta un percorso comune. Grazie.